Gianfranco è entrato in TV e si è affacciato nelle case degli italiani. E l'ha fatto tante volte e con grande successo, abbiamo ricordato da Drive-In e anche qui a Striscia la Notizia. Quello che vi chiedo è qual è il ricordo più bello che di vostro padre, che vi è rimasto nel cuore, e soprattutto come avete vissuto il momento in cui un papà è sempre un riferimento per tutte delle cose che accadono. Cioè cosa vi manca di lui? Manca il papà manca, poi come artista io ho fatto tanto teatro insieme a lui, quindi mi manca anche, sì, mi manca come compagno di lavoro, ma mi manca come padre, mi manca come nonno, perché io ho due figli che hanno, sono stati i suoi figli, proprio per loro era un padre, non un nonno, e quindi questo soprattutto mi manca. Sì, manca il padre, come tutti i padri mancano i figli quando non ci sono più, tranne i cattivi padri, ma insomma non sono molti. Papà era uno splendido papà ed era una figura importante indipendentemente dal fatto del mestiere che faceva. Aveva un grosso carattere, una grossa presenza, riempiva gli spazi, li ha sempre riempiti per tutti, per il pubblico e per gli amici e per i familiari, quindi è chiaro che manca tanto, a noi manca tantissimo. Ricordi? Ce ne sono talmente tanti che o stiamo qui 3 giorni oppure diciamo tutti, dai. Allora no, è un momento anche bello perché, come si diceva, bisogna ricordare assolutamente Gianfranco. E qui ci sono delle sorprese. Qui ci sono delle sorprese, in questa piazza. Allora io vorrei che si vedesse la prima sorpresa. Il nostro padre ci ha fatto tanto ridere, tanto divertire. Poi ha lavorato con un cane, spesso voglio dire, quindi anche noi attori cani, e spesso ci siamo ritrovati. Aspita, anche è meraviglioso, però qui c'è un pezzo di storia che vogliamo vedere, vogliamo rivelare in questa piazza. Ecco, tirate giù voi, ragazzi. Vediamo noi. Uno, due. Uno, due, vai! Gianfranco D'Angelo!